Allora, noi veniamo dalla Sicilia, da Napoli e da Lecco. Abbiamo riunito tante parti d'Italia. Tutte bravi e tutte buoni, eh? Speriamo. Ci proviamo. Lei si chiama? Io sono stato, io anche non so parlare bene italiano, perché era vecchio, non poteva studiare così. Meglio con grammatica. Penso se mi capite. Sì. Io sono lì, guarda. Indicalo tu. Non lo so proprio. Qui. Piccolissima. Non si vede. Questa sono io. È bambina. Aveva 10 anni quando... 10 anni aveva. Del 1930. Aveva 10 anni. Aveva 10 anni. Ho studiato qui, finché ho fatto 3 ginnasio. I comunisti hanno scappato via. Sono scappato. Poi, come noi siamo stati, no, amici, con gli amici di Armenia, non so come si dice. 4 anni. Per noi che siamo stati giovani, abbiamo trovato i genitori e le spalle nostre erano abbastanza bene, ma le vecchie erano suore che non avevano genitori, parenti e così, hanno sofferto molto, davvero. Io sono rimasto 10 anni nella casa a fare cose di aiutare con ferie e cose di casalingo, come si Sì. dice. Poi è entrato poi alla scuola per ingegnere, ho preso il diploma, ho entrato nel lavoro di Stato. Ho lavorato 30 anni e ora ho la pensione. Ringrazio Dio, appoggio bene il lavoro perché ho lavorato con coscienza, prendendo energia, poi nelle zone nel terreno molto difficile. Ma... Ho passato bene. Nel tempo mi hanno chiamato per dare come si dice, una foglia per dare per il lavoro che ho fatto con coscienza nel tempo quando è arrivato. E ora c'è questo documento. Era con noi anche Maria Tuzzi, questa. Sì. 3 ginnasi ho fatto con lei, era molto intelligente, bravo, aveva un cuore buono per aiutare gli altri. Io avevo un buon esempio da lei, perché io sono stata più piccola, questa aveva 3 anni o 4 più di me. Poi quando siamo scappati via, non siamo incontrati mai perché questa rimaneva aggredita. Abitava a Melilla, Sì. a Melilla. Lontano da qui, molto ma lontano, quando da hanno Napoli, fucilato un lontano. cugino, Barlovviva era, un comunista grande, hanno preso tutte le prigioni della sua famiglia, Alla sua anche questa. Ha sofferto molto, 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 perché hanno torturato in una maniera terribile. Dopo un anno, era all'ospedale perché era molto malata. Ma Linda così che non abbiamo conosciuto. Ma poi siamo venuti a Serapeglia. Non potevamo anche parlare molto con lei perché le spie rimanevano dappertutto e per prigione non potevamo dire niente, chiedere nessuna cosa. Ma chiedeva più la cura per i cecchini, la strettomicina per guarire, ma non sono rimasta 2 o 3 settimane più da morta. Anche in prigione ha dato molto un buon esempio.
perché aiutava tutte le persone, donne, ragazze che erano lì. Questa che aveva i cibi, non so come si dice, per mangiare. Sì, il cibo. Poi il cibo gli dava degli altri, poi pregava molto. E per questo è un documento che quando hanno seppellito aveva nella tomba il rosario molto piccolo, con tutti piccoli, bene. Così la mia compagna, con la superiore nostra, Sergiola, anche gli altri dottori e così che erano lì per verificare dove sono le ossa di lei, hanno preso tutte le ossa di Lido, tutto anche il rosario. E Sergiola era una suora molto buona che era nostra madre, ha preso questo rosario e ha mantenuto per fare come una reliquia. Era un tempo terribile, davvero. Chi ha provato, chi ha passato, questo sapeva. Noi se diciamo molte cose, vengono come sono favole. Qualche volta non potete anche sentire, ma pensa se queste cose sono reali, prendete con fiducia, non so come si dice. Tutti i sacerdoti hanno messo in prigione, la chiesa, quando siamo stati nella casa, così, finché hanno chiuso le chiese, abbiamo continuato, come si dice, sempre nella messa alle 6 alla mattina con una compagna che è lì a tagliare le poste, tutte le mattine andavamo per la messa. Nel mese di maggio, di giugno, il sacramento era tempo del sacramento, facevano le via, tutto come sempre. I sacerdoti, i frati, più si vede i frati. Era anche un musicista molto bravo, Filippo Sreco si chiamano, frate, anche padre Agostino Scicco, anche se Esther Gaici, anche era insegnante di lettere, ma anche pianista, non so come dire, musicista, era molto bravo. Avevamo un coro con le ragazze, anche noi, suore che siamo state. Finché hanno chiuso la chiesa, abbiamo continuato sempre. Quando hanno chiuso la chiesa, solo delle case, abbiamo detto le preghiere, abbiamo insegnato i vicini, quelli nipoti, quelli che avevamo nella casa. Se per gli altri non potevamo aprire la cosa, se dire Dio quasi metteva in prigione. Così era. Terribile Dio, per dire loro. Una volta sono tornato dal lavoro, così stanca perché la mia zona era molto lontana, difficile. E mi chiede la superiore, sei stancata? E io, come viene qualche volta, io ho detto, per fe, non so come si dice. Perfetto. Sì, sono stancata. Era un dottore, mi ha detto, lasci la fede, lasci la fede. Ah. E io sono triste, sono rimasto triste. Poi io ho detto cosa, facevano anche i comunisti per Dio. E questa è una, per esprimere, non so come si dice, come si sa con i comunisti. Cioè, siamo abituati. Poi, dopo un quarto d'ora, ha fatto anche questo per Dio. E tu, cosa fai io? Ho detto. Anche era una cosa, tradizione per noi fare questo. Era come un giuramento per Dio, per la pena. Motivi di Dio.
Poi mi ha toccato andare anche nella una stanza, un salone grande, fin qui lì, tutto con i santi della chiesa, delle chiese che hanno accumulato, come si dice. Sì, sì, le hanno tolte le chiese. Sì. E Sant'Antonio hanno fatto con il martello, pezzo a pezzo, così anche in viso, e dicevano, fai il miracolo, come hai fatto finora degli altri. Ma con il tempo mio, che poi vedete nella nostra chiesa, ha salvato, questo era nel nostro altare dell'avventura. Questo era come era prima. È un miracolo, è dopo 50 anni. Poi le spine erano dappertutto. Qualche volta hanno fatto anche per forza, la paura, sono fatte così, brutte anche per loro. Volete fare qualche domanda? E noi è un davvero un miracolo che il nostro desiderio, vocazione che avevamo 50 anni siamo rimasti così vedere quando è venuta la madre Giovanna Gendari, era madre generale, sì, ha riunito tutte le. Credo che siamo stati anche noi, se noi siamo stati studenti, come aspirante, e ha preso anche noi perché siamo rimasti fedeli. Era un miracolo per noi, davvero. Sono molto contenta che mi è venuto questo tempo per pregare, per rimanere con le mie compagne, le sorelle, così passare più vicino da Dio, che dormiamo con Gesù. Abbiamo qui. Qui sono tutti i documenti prima del regime che le nostre suore hanno fatto, hanno messo, non so come si dice, un radice molto forte per la fede, anche la cultura, anche per tutte le cose. E io lo conosco qualcuno qui. Lì sopra io sono stata nella quinta classe e era piccola lì. Era anche una società di Maria, via de Zois, le figlie di Maria, che tutto questo sono stato. Anche c'era il sacerdote che era condannato a cura, gli altri che lo fermavano queste ragazze per la fede. E durante quel regime vi incontravate quando siete in Italia? Sono sorda. Per parlare solo. Quando siete scappati. Perché per il comunismo hai iniziato io in una metà. Con queste aspirante più siamo rimaste unite perché fino a quando hanno chiuso le chiese quasi tutti i giorni siamo viste. Ma anche con Dio Superiore, con Celeste, qualcuna scuttarina, suore, siamo incontrate, no? Con le altre che erano nei villaggi. Avevano meno possibilità, certo. Ma anche dopo hanno chiuso le chiese con paura, siamo incontrati da loro. Sì, loro clandestinamente davano anche la comunione, andavano dai sacerdoti di nascosto, consacravano il nascosto, andavano. Ma nel lavoro, davvero, nel lavoro non mi hanno trattato male, perché io lavoravo con coscienza. Avevo il lavoro con i bambini, perché al fine si vedeva i bambini, per crescere i bambini sani, non so come lo fissi. Sì,
Cresce di bambini, sì, sì. Io sono stata come insegnante per i bambini, per crescere bene, faceva vaccina come si faceva la vaccina. Ai vaccini, sì. Anche infermiera. Tutte le vaccine che riusciva a fare. Una volta la fare. Gli stai sì, il vaccino. Tutte. A infermiera. Avvocato da Ion, questo. Da cosa nasce il nome di Maria? Da dove nasce? Da un sacco. Sì, il nome è... Molto male. Il nome della contea, ok. Il nome, dove nasce il nome? Sì, la nostra spiritualità nasce proprio a... Come si chiama? Siamo nati a Firenze, però come spiritualità è la Verna, perché... San Francesco, San Francesco Stimatini. Ah, okay. Siamo Francescani Stimatini. Anche con le compagne del lavoro, sono state molto vicine, mi volevano bene. Allora, anche ora c'è una dottoressa, anche un dottore che mi viene da due di Pasqua e per Natale sempre mi... Sono musulmani che lei ha creato questa amicizia. Sì. No, difatti, sì, hanno sofferto anche alcuni, hanno subito la prigione. Per esempio c'era un'altra che lavorava nell'ospedale con i bambini nel reparto di pediatria. E a questi bambini l'avevano tirato il sangue perché l'ex dittatore aveva ordinato così e questi poveri bambini morirono. Allora la prima ad essere accusata è stata la suora. È stata lei che ha fatto, dicevano, ha fatto 2 mesi di prigione. Un'altra suora ha fatto 5 anni, ha fatto anche per salvare una mamma che lei aveva nel suo lavoro, lavorava con lei, aveva scritto una poesia contro il regime, contro il dittatore e così. E questa suora si è presa, me l'ha raccontato proprio a lei e ha detto che io gli dicevo allora, io posso, perché gli hanno detto la calligrafia non è tua. Allora lei ha detto io posso fare quello che, come la voglio, la mia calligrafia, sì che anche venivano, diceva, mi parlavano male del Papa, della fede, così, cioè, e lei era molto coraggiosa e diceva che gli ho detto, ma voi ingannate il popolo, lasciate il popolo male. Il Papa solo fa il bene, del bene. E allora sono stati questi due temi, lei dice che sono state queste due cose che mi hanno fatto fare 5 anni di prigione. Ma ha lavorato, lei ha lavorato, aveva le mani d'oro, proprio d'oro. E aiutava. Le nostre sorelle sono andate sempre con quello che avevano, hanno fatto molta assistenza ai prigionieri, ai sacerdoti specialmente. Quello che avevano portavano a loro per del cibo, di vestiario, di tutto. Le portavano ai sacerdoti in prigione. Gli permettevano di entrare? Beh, andavano di nascosto come un parente. Non dicevano la verità, che siamo le sue prigioniere. Così questa se n'è andata coraggiosa così e aiutava molto nei prigioni. Andava in prigione dove andavano a visitare. Ma questa non aveva né fratello né, c'era una sorella, così. Staccavo. Anche sofferto hanno, perché raccontava questa suora che ha fatto 2 mesi di prigione per causa di questi bambini, che proprio non era colpa sua, lei lavorava con una dedizione proprio.
Diceva che dicevano ai nostri nipoti, voi avete il veleno dentro. Cioè per dire, hai una zia sola, c'hai il veleno dentro. E con difficoltà anche davano la possibilità di studiare, perché le loro famiglie erano, come raccontavano loro, erano come perseguitate. Famiglie cattoliche? Sì. Le famiglie delle suore. Delle suore, sì. Certo. Perché loro erano suore, loro erano come veleno, loro così. Ma sì, hanno lavorato e anche i familiari l'hanno voluto bene. Veramente. Quando aveva qualcuno, una persona della famiglia o parente così in prigione, hanno sofferto tutto. E zie, zie, così. Io avevo un zio. 8 anni sono rimasta nella prigione. Quando volevo entrare nella scuola per infermiere, ho cominciato 3 giorni a scuola, poi mi hanno scappato di casa. Perché tu avevi nella prigione il zio. Poi un amico conduttore, sono andato dal campo di sanità e ha detto questo posso fare una infermiera molto buona, così mi hanno preso, ho fatto quella.